questa lezione esaminiamo un colpo troppo spesso nemico dei giocatori di golf, l'uscita dal bunker, e specifico uscita dal bunker sotto green. In un'altra lezione esamineremo anche l'uscita dai pot bunker, ossia dai bunker che vengono a trovarsi lungo il percorso. Innanzitutto va sottolineata una cosa: il bunker, non dimentichiamoci, è un ostacolo. Quindi, come disse Harvey Penick ad una signora che le chiese di uscire dal bunker: signora, io le insegnerò ad uscire nel miglior modo possibile, ma si ricordi che è meglio non entrarci. Ciò detto, vediamo quelle che sono le caratteristiche in termini di meccanica e di swing che devono essere osservate per un'uscita corretta. Il bastone va impugnato più corto, questo sempre per consentire al giocatore di avere un maggiore controllo e quindi un maggior feeling durante il suo movimento. Nel bunker sotto green il bastone deve entrare un attimo prima della palla, perché la sabbia che tira fuori la palla dal bunker. Per fare questo devo porre in essere determinati accorgimenti. Premessa, la faccia del bastone che apro leggermente rispetto al mio bersaglio, quindi cosa significa? Che non la farò coincidere direttamente con la bandiera, ma la aprirò leggermente più a destra rispetto alla bandiera. Posiziono la palla un po' più a sinistra rispetto al centro dei miei piedi, lo stance aperto rispetto al mio bersaglio e il busto, le ginocchia leggermente piegate per abbassare il mio baricentro e quindi garantirmi di non colpire la palla troppo pulita. Per quanto riguarda alla meccanica del backswing, è molto importante che il bastone salga non attorno al corpo, ma salga verticalmente con un'azione principalmente fatta dalle braccia. Nella discesa i polsi dovranno rimanere fermi, perché sarà la rotazione del corpo a far uscire il bastone dalla sabbia. Il movimento dobbiamo cercare di farlo il più possibile ritmato. Non fatevi prendere dal panico della sabbia e nel dancing accelerate le braccia, perché un'accelerazione delle braccia è molto probabile che vi faccia entrare il bastone troppo marcatamente nella sabbia con una non corretta azione delle mani. Mani che all'impatto e dopo l'impatto dovranno restare ferme per consentire al busto, con la sua rotazione, di portare il bastone verso il nostro bersaglio desiderato. Palla leggermente spostata sul lato sinistro, peso leggermente spostato sul lato sinistro, stance aperto, mani leggermente avanti rispetto alla testa del bastone, movimento verticale e rotazione del corpo verso il bersaglio.